Il Consiglio regionale ha nominato il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto da una legge del 2009. È Rita Turino, dirigente della pubblica amministrazione, in pensione, che per 42 anni si è occupata di servizi sociali. La nuova figura ha il compito di assicurare sul territorio la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze. È un ruolo, certo, come diceva, di grande responsabilità, che io sento di grande responsabilità e che innanzitutto mi richiederà di vigilare e di attuare in ogni modo possibile i diritti e gli interessi dei bambini e degli adolescenti che vivono nella nostra regione. È un ruolo che mi ripropongo di esercitare attivando la massima sinergia possibile tra tutte le istituzioni e coloro che a diverso titolo nella nostra regione si occupano di minori e delle loro famiglie. Innanzitutto con gli assessori Gianna Pentenero e Augusto Ferrari, responsabili rispettivamente delle politiche educative e delle politiche sociali della regione, al fine in particolare di sostenere le famiglie e quelle con maggiori difficoltà. Sapendo però che la nostra regione è davvero estremamente ricca di servizi, di competenze, di operatori capaci e disponibili. Certamente io credo si debba pensare a un'attività di educazione diffusa che renda consapevoli tutti quelli che hanno dei problemi, che li stanno vivendo a contatto con i loro figli. Penso per esempio alle separazioni lungamente e fortemente conflittuali che tanto danno fanno ai bambini e ai ragazzi che le subiscono. Allora ecco, un'attività di educazione diffusa che coinvolga tutti gli operatori che sono chiamati a intervenire su queste situazioni, ma anche proprio gli attori, quindi i genitori, i nonni, gli zii, i parenti, gli amici, tutti quelli che comunque poi intervengono sempre in queste situazioni e che non sempre sanno assumere gli atteggiamenti e le parole giuste nel momento in cui invece ci vorrebbero. E uno dei drammi di questo momento, su cui si è già molto lavorato ma che resta comunque ancora molto da fare, è la violenza assistita. Non si deve immaginare che se i bambini o i ragazzi non vengono loro stessi picchiati il danno non ci sia, anzi gli esperti ci dicono che forse è anche più dannoso assistere a scene di violenza nei confronti di uno dei genitori o fratelli congiunti stretti piuttosto di quanto potrebbe essere grave il danno di subire direttamente la violenza fisica. Quindi anche su questo bisognerà molto lavorare.